24.000 tagliandi già venduti, la presenza di Batistuta, Baggio, Montella, forse in versione player manager, Borca Valero e Pasquale, oltre a tanti nomi del mondo dello spettacolo, potrebbero già assicurare alla partita del cuore di Firenze un target decisamente alto dal punto di vista spettacolare. Ma è la causa la cosa più importante, una partita del cuore dedicata ad emergersi, ai suoi 20 anni e alla voglia di curare chi ne ha più bisogno. Vi direi dove vanno i fondi raccolti con questo importante appuntamento. Andranno su due progetti a cui teniamo molto, e uno è il centro di cardiochirurgia di Khartoum in Sudan, dove tra l'altro sta lavorando Gino. È l'unico centro cardiochirurgico di qualità e gratuito in tutto il continente africano, e sosterremo questo ospedale comprando dei nuovi ecografi e mantenendo l'attività chirurgica. Facciamo circa 4 interventi al giorno, tutti i giorni per 4 mesi. E l'altro progetto che vogliamo sostenere è un poliambulatorio a Castel Volturno. Forse non tutti sanno che Emergency lavora in Italia, aggiungo ahimè, perché non ce lo saremmo mai aspettati 20 anni fa, quando siamo nati, di finire a lavorare anche nel nostro paese. Queste le parole di Cecilia Strada, con una punta di amarezza. La conferenza stampa della mattinata invece è stata anche resa più spettacolare dalla presenza di Gianfranco Monti e di artisti come Carlo Conti, Marco Masini e Paolo Vallesi, oltre alla presenza di Giancarlo Antonioni. I cantanti mi hanno offerto di più, però per solidarietà devo giocare. Mi abbiamo offerto Ruggeri, anche perché Belli e 55 euro. Anche. Cioè, nel senso, per dare da mangiare a Belli. Sì, certo, assolutamente. Certo. Anche solo perché, di colazione. Anche perché l'allenatore è Roberto Baggio, Claudio Bisio e altri, diciamo alcuni legati all'esperienza di Zeli soprattutto. Poi avremo un gruppo di attori, da Scamarcio a Zingaretti a Bonolis, non potremo farci mancare uno chef, per cui ci sarà anche Andrea Oldani nel team di Emergency, Giancarlo Antonioni, che qui alla mia sinistra. Mi sembra di capire, allora, quindi ci sarà, almeno noi diamo un contributo, a parte lo stadio, a parte quel dottor Baiesi che ha lavorato assiduamente con Gianluca Pecchini per l'organizzazione, ma noi diamo anche un contributo in termini di piedi, ovvero giocherà Borca Valero e Pasquale, poi non so in quale squadra questo, poi Montella pure, ma Montella non so se giocherà o farà il coach, so cosa è più difficile, ma insomma una delle due sicuramente sarà presente, non so se, oppure forse entrambe, come fa Giggs adesso. E a conclusione della stessa conferenza stampa le parole di Sandro Mencucci sulla stagione dei Viola. È stata appunto una giornata che chiudiamo saldamente al quarto posto, addirittura con una giornata in anticipo, per cui ci confermiamo in una posizione in Europa che per noi è quella che ci compete. Poi in futuro speriamo di poter fare meglio, ma consideriamo anche che ci siamo lasciati dietro due squadre importanti come Milan e Inter, che qui mi corre ripeterlo ancora una volta, che hanno bacino intensa, fatturati ben diversi, per cui è un po' uno scontro Davide contro Golia, e noi in questo caso li abbiamo lasciati dietro, e ciò ci deve far riflettere su come sia stata positiva questa partita. E quello di Livorno ieri, i rigori contro Giuseppe Rossi, che effetto ti hanno fatto? Beh, io vorrei appello alle persone della Procura Federale, che devono valutare le gare nel loro andamento. Io continuo a ribadire che è stato scorretto sanzionare i tifosi della Fiorentina per quello che è successo a Roma, perché in una visione complessiva della gara io credo che il popolo fiorentino si sia comportato in maniera eccelsa, per cui se uno era lì alla partita non può altro che lodare i ragazzi della Fiorentina, tutti i fiorentini che erano lì, che addirittura sono stati provocati prima, durante e dopo vi ricordate anche scene veramente brutte dei tifosi napoletani che erano in campo e che hanno fatto gesti poco piacevoli nei confronti dei nostri fiorentini, per cui io penso che il comportamento sia stato eccezionale. Poi se l'orecchio del procuratore federale deve accendersi soltanto per sentire un coro di discriminazione territoriale, beh, chi lo dico, secondo me è molto peggio sentire in Brasile con la carrozzina piuttosto che un coro che sicuramente, diciamo, è sciocco ma può essere di sarcastico come quello sul Vesuvio.